Pace a te, anche stasera siamo insieme e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Questa sera guardiamo insieme come mantenere e coltivare la fede nella giusta atmosfera. In ogni cosa c'è bisogno di un'atmosfera appropriata, che certamente non la creiamo noi, ma con l'aiuto dello Spirito Santo. E con la predisposizione del nostro cuore le cose cambiano. Come ad esempio non è l'ambiente se fa freddo o se fa caldo. L'ambiente dell'atmosfera della fede viene cambiato dalla credere e il non credere. L'incredulità è un ambiente freddo per la fede. E quando tu ti trovi in mezzo a tanti che non credono, tu ti puoi anche sforzare, però la fede va più a morire che crescere. È come metterla in una cella frigorifera. Un fiore metterlo in una cella frigorifera, alla fine non si sviluppa. Perciò ci, ci sono delle atmosfere che vanno curate, guardate e misurate. Perché se noi entriamo dove c'è un gruppo che onora il Signore, lo del Signore manifesta la sua passione verso il Signore con la lode e con la preghiera e l'alimentazione giusta per la fede. Dobbiamo tener conto che dove c'è l'incredulità, dice la parola del Signore, che neppure Gesù riuscì a fare niente nelle zone dove era conosciuto, perché lo vedevano come. Il figlio di Giuseppe, il falegname, pur essendo il figlio di Dio, non poté fare nulla e descrisse una verità, un principio che viene applicato in tutto. Nessun profeta è apprezzato nella propria patria. Perciò sono dei principi che funzionano e che la parola del Signore ci aiuta a comprendere. E poi spetta a noi di fare la scelta di restare nell'ambiente dove possiamo mantenere quell'atmosfera di credere, essere di pari consentimento, essere armonizzati. Se tu vivi in una chiesa dove non c'è armonia spirituale, la tua fede non cresce, si spegne perché l'ambiente non è portato. Conviene più che tu ti metti con due o tre di pari consentimento e ti accordi e cerchi il Signore, vedi la Sua gloria in un modo potente, mentre puoi stare in mezzo a cento persone e resti come un ghiacciolo freddo, non ricevi niente. E allora che fare? Dobbiamo cercare l'ambiente dove... C'è l'armonia spirituale, dove ci sono cuori che credono nel Signore, che lodano il Signore, che pregano e che si mantengono in quell'atmosfera. Bisogna fare delle scelte, fare, scegliere la Chiesa giusta, che vuol dire che dobbiamo andare a cercare per forza una Chiesa dove ci sono 500 persone. La parola del Signore dice che due o tre... Già bastano quanto possiamo fare la chiesa. Allora conviene che fai diventare casa tua con un po' di credenti che vi trovate di pari consentimento. Vi mettete e cercate il Signore e lì vedete la sua gloria che si manifesta, che poi devi partecipare qualche volta, giusto per partecipare, però il nutrimento buono tu lo ricevi a casa. Quando vai sei fortificato, sei forte nel Signore. Non è per staccarti dalla Chiesa, ma se la Chiesa non c'è, l'atmosfera che ti fa crescere nella fede, senti che il Signore ti parla, che chi amministra la parola non ti parla, che ti fa staccare, ti fa venire il sonno, vai come un uccello ferito e torni con le ali rotte, fratello, sorella, allora... Devi rivedere anche come camminare con il Signore. Prima che andiamo avanti nella lettura della parola del Signore, vogliamo pregare insieme e invochiamo il Signore che possa darci quel discernimento per mantenere un giusto rapporto con il Signore, per crescere nella fede e per, se dobbiamo, prendere o fare delle scelte, lo Spirito Santo ci guida come scegliere per essere vivi nella fede, avere una fede viva, Dio ci deve aiutare, ma prima che andiamo avanti preghiamo il Signore insieme, dai, prega insieme con me, andiamo al Signore insieme, dovunque ti trovi, in qualsiasi posizione sei, quando andiamo al Signore c'è sempre qualcosa che il Signore dà, al nostro cuore, al tuo cuore. Preghiamo il Signore. Dai, Signore, ti ringraziamo per quest'altra possibilità che ci dai di essere insieme con il fratello, con la sorella che si può trovare anche a migliaia di chilometri di distanza, ma per te non c'è distanza per far comprendere il piano della tua volontà ad ogni cuore che in sincerità ti cerca, che ti invoca, che vuole essere salvato perché tu sei il nostro grande Dio e Salvatore. Signore ti presentiamo uno per uno, dovunque si trova e in qualsiasi momento ascolta la tua parola, attraverso qualsiasi mezzo che possiamo avere l'opportunità in, in tutto il raggio, dovunque arriva la tua parola possa lo Spirito Santo toccare ogni cuore, ora ed ogni volta che viene ripetuto che si rinnovi la presenza dello Spirito Santo per attivare la fede in ogni cuore che eleva il proprio cuore verso di te. Signore, non vogliamo perdere l'occasione di presentarti quanti hanno dei bisogni particolari o nell'insieme così come siamo. Padre Dio, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, ci uniamo tutti insieme per presentare a te quei fratelli, quelle sorelle che sono sull'orlo delle difficoltà più profonde e che stanno attraversando momenti particolari. Signore, per amore del tuo nome, intervieni perché lo Spirito Santo. Possa toccarli, ristorarli e aiutarli nel, nell'uscire fuori da ogni difficoltà. Signore, la tua parola ci dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, sarà tirato fuori, noi, Signore, perciò veniamo a te. Dovunque un credente, una credente, sta invocando il tuo nome. Noi ti chiediamo per i meriti di Gesù, intervieni e si di aiuto. Nel nome potente di Gesù te lo chiediamo. Amen, amen, amen. Grazie al Signore che possiamo andare a Lui. Allora, andiamo avanti con questa condivisione della parola del Signore. Coltiviamo la fede nella giusta atmosfera. Leggiamo insieme in Marco capitolo 9 verso 22. Marco capitolo 2, 9 verso 22. Dalla sua infanzia e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu... Se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. Qui è un padre che ha un figlio posseduto da uno spirito immondo e che questo spirito cerca di portarlo verso la distruzione. E questo è il diavolo. Il diavolo vuole la nostra distruzione. Qualsiasi consiglio ci dà. E sempre per il nostro male, Dio ci deve aiutare veramente. E questa cosa era forte per questo padre di vedere un figlio in queste condizioni. E così si avviò per andare da Gesù. Guardiamo insieme: lo Spirito lo portava alla distruzione. Il risultato dei nove discepoli avevano indebolito pure la sua fede. Comprendiamo bene che stiamo dicendo. Gesù si era portato tre discepoli con lui. Erano andati sul monte della trasfigurazione. Quando tornarono trovarono questa situazione. I nove discepoli che erano restati avevano ricevuto da, da Gesù Cristo l'autorità di scacciare i demoni, di guarire e loro in qualche modo si muovevano così. Questo padre arrivò che cercava Gesù e trovò i discepoli. Arrivato lì, questi discepoli ci provarono, ma non successe niente. E restare in quell'ambiente dove manca la fede, quando noi entriamo in ambienti così, si indebolisce pure la nostra fede. Lo possiamo rilevare da quello che abbiamo letto. Rileggiamolo un'altra volta. Questo uomo si è scoraggiato, chissà quanti chilometri avrà fatto, è arrivato lì, non ha trovato Gesù ha trovato nove discepoli si sono messi allora facciamo così facciamo cos'ha fatto sta che questo indemoniato non è cambiato nulla ma la cosa peggiore che non solo non è cambiato nulla lui ha perso pure la speranza ha perso la fede come dire sono venuto fino qua Pensavo di trovare Gesù e non l'ho trovato. Ho sentito che pure i discepoli hanno il potere di fare qualcosa. Abbiamo provato ma non è successo niente. E mentre stavano così arriva Gesù. Leggiamo, chiede Gesù che cosa è successo, che cosa è. E il papà gli spiega qual è il suo problema. Leggiamolo qual è il problema. E vediamo anche lo stato d'animo del papà, come è scoraggiato dalla sua infanzia a questo male, questo demone che lo tortura. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Cioè era un grosso problema, perché dovevano vigilare costantemente, perché da un momento all'altro sfuggiva perché questo demone lo possedeva e gli metteva forte nella mente di muoversi in quella direzione senza trattenerlo. Io mi ricordo avevo uno zio che è morto, che era all'età di 12 anni, posseduto da uno spirito immondo che faceva proprio così e un giorno, un po' di anni fa, gli ho chiesto, aveva intorno agli, ai 70-80 anni, gli ho detto, ma tu come ti sentivi? Mi ha detto Cataldo come mi sentivo. Quello arrivava come una forza, come una volontà forte che mi diceva sali sull'albero e buttati giù. Oppure dove c'erano eh, dell'acqua che serviva per irrigare delle cisterne, per, che c'era l'acqua dentro, mi diceva vai buttati là dentro. E io non riuscivo a resistere, mi dovevano prendere. E i genitori, mi ricordo mio nonno, aveva queste difficoltà. La stessa difficoltà la vediamo qua. Ma la cosa peggiore, leggiamo insieme, che nel restare insieme con i discepoli che non potevano fare niente, quest'uomo non ha più la fede che aveva quando è partito. Si rivolge a Gesù e gli dice, ma tu se puoi, se ci puoi fare, se pu se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. Questo demone era violento e pericoloso. Guardiamo nel verso 23. E Gesù dice, se puoi, punto interrogativo, ogni cosa è possibile a chi crede. Mm. Signore aiutaci. Tutto è possibile a chi crede. Però quando ho detto che l'atmosfera è importante, dove era restato questo papà in mezzo ai discepoli che non avevano più risorse di tanto, era venuta meno pure la fede sua. Il problema non è nella mancanza di potenza di Gesù, ma è nella mancanza di fede del Padre. Perché nel dire se puoi, già dimostra che forse non ce la fai. Cioè mi voglio spiegare la differenza che passa se puoi. Punto interrogativo. Con il centurione, che diceva a Gesù, non ti scomodare di venire fino a casa mia, perché io sono in autorità. Se dico a un soldato di fare una cosa, lui va. Dato che tu hai il potere sovrannaturale, non hai neppure bisogno di venire a casa mia, perché se tu ordini agli angeli, agli arcangeli, all'esercito celeste, di venire a casa mia per operare, loro ti ubbidiscono perché tu hai l'autorità. E Gesù disse: Io non ho trovato tanta fede neppure in Israele. Ora, la differenza di questi due uomini, con problemi uguali, dove la differenza? Chi ha fede dice tu puoi Signore. Parte e punta lo sguardo verso Gesù e dice io non ho nessuno all'infuori di te. Punta lo sguardo del cuore verso colui che sa che può. Perché, leggiamo insieme, ogni cosa è possibile a chi crede. Il problema non è nella mancanza di potenza di Gesù, ma la mancanza di fede del Padre. Come lasciò i discepoli e si rivolse verso Gesù, scoprì il suo vero bisogno. Lui aveva bisogno di fede in Gesù. La fede non è qualcosa che la possiamo trasportare o la vediamo. La fede non è nella testa che cosa pensiamo. La fede è un prodotto che nasce nel nostro cuore e non ragiona. Quando parlò con Gesù si accorse che non era Gesù che non poteva fare, ma era Lui che aveva bisogno di fede. Dio ci deve aiutare, distorse lo sguardo dal negativismo che lo circondava e guardò col cuore verso il Signore, dicendo al Signore: Io credo, ma vieni in aiuto. Allora in quel momento egli non chiedeva più il potere di Gesù Cristo per operare sul suo figlio, ma chiedeva a Gesù di dargli la fede necessaria per raggiungere il livello di fede che aveva bisogno e che egli sentiva che gli mancava e si rivolgeva alla persona giusta che sa produrre la fede nel nostro cuore. Perciò è importante che noi lasciamo tutte le altre cose. E ci dirigiamo verso il Signore Gesù Cristo. E se anche non abbiamo il livello di fede che Lui desidera dal nostro cuore, è Lui che crea la fede nel nostro cuore quando noi guardiamo a Lui. E Gli produce la fede quando noi andiamo a Lui col cuore. E guardò col cuore verso Gesù e disse: Vieni in aiuto. Gesù aveva solidificato l'acqua per far camminare Pietro sull'acqua. Tu ricordi questo passaggio? Quando Pietro guardava Gesù, continuava a camminare sull'acqua. Come guardò l'acqua e aveva paura, sprofondò. Noi dobbiamo guardare a Gesù, perché quando il nostro cuore guarda Gesù dimentichiamo cosa ci circonda, ma veniamo attratti, poniamo la nostra fiducia in colui che dice, leggiamo insieme, ogni cosa è possibile a chi crede. Leggiamolo insieme. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ma come distolse lo sguardo da Gesù, Pietro sprofondò. E come gridò, Gesù, salvami, Gesù lo prese. Cioè, quando egli rigridò al Signore, rivolse lo sguardo verso Gesù. E il Signore Gesù lo prese. Forse prima era lontano, ma per Gesù non ci sono lontananze. Gesù era proprio lì per prenderlo. Gesù è proprio vicino a te per operare. Quando tutti rivolgono, non hai la fede, non ha importanza. Quando noi andiamo al Signore è Lui che crea la fede. Perciò dobbiamo guardare a Gesù. Guardiamo nel verso 24. Che ci aiuta a comprendere. E subito il padre del fanciullo esclamò: Io credo, sovvieni alla mia incredulità. Bella questa cosa. Quando egli si rivolge a Gesù, non pensa più al figlio, non pensa ad altre cose. Pensa, vuole che Gesù produca la fede nel suo cuore perché Gesù risponde sulla base della fede. Io credo, Signore, ma dato che il mio livello di fede non arriva a quello che tu vuoi, aiutami a credere e chiede che cosa? Cambia la domanda. Non dice guarisci mio figlio, ma dice Aiutami a credere, leggiamolo insieme. Io credo, ma aiutami a credere. Lo sguardo del Padre si rivolge verso Gesù perché stavolta vuole la fede che richiede Gesù per operare nel Figlio. Gloria al Signore. Che bello. Dio ci deve aiutare perché quando noi andiamo così al Signore... E li opera sempre. Tutti quelli che vanno al Signore con un cuore certi che il Signore opera e li opera pure stasera nella tua vita. Noi crediamo ma non sempre abbiamo il livello di fede che Dio richiede. Dove c'è un ambiente di incredulità dobbiamo cercare un ambiente diverso sicuro, dobbiamo fare delle scelte se vogliamo crescere nella fede, dobbiamo stare dove c'è fede, dove vediamo uomini e donne che sono uomini e donne di fede, allora cresciamo nella fede. Ho detto prima che Gesù, per la mancanza di fede, non poteva fare niente, lo vogliamo leggere insieme, si trova in Matteo capitolo 13 verso 58 guarda se funziona su Facebook pure ogni tanto sul cellulare te lo accendi e lo metti sul cellulare leggiamo insieme e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità io ti devo consigliare da parte del Signore stasera perché l'ambiente dove tu vivi, quello è l'ambiente che può crescere o non crescere la fede. L'ambiente dove tu pratichi può crescere o non crescere la fede. Normalmente io la paragono per far comprendere meglio a me stesso e a te, la fede è una pianta delicata che richiede un'atmosfera per crescere bene. Ci vuole una serra a temperatura adatta. Noi dobbiamo sapere questo perché le nostre compagnie, il nostro partecipare possono aiutarci a crescere nella fede o possono farci morire la fede. Dio ci deve aiutare. La dimostrazione è che Gesù non poteva operare perché c'era incredulità. La preghiera e la note crea l'atmosfera per la fede e per la fede in Dio. Qui Gesù ci dice che c'è un altro ostacolo, guardiamo in Marco capitolo 9 verso 29, oltre alla fede che mancava c'è un altro ostacolo che dobbiamo anche questo capirlo. Nel verso 29, quando i discepoli gli chiesero come mai noi non siamo riusciti, Gesù dà la risposta, ed è utile che noi lo sappiamo, perché noi nelle scelte che facciamo possiamo vedere le grandi opere del Signore a secondo come noi ci muoviamo. Nella crescita della nostra fede. Leggiamo insieme ed egli disse loro: con questa specie di spiriti, non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. C'è un'altra versione che dice anche con il digiuno. Ciò vuol dire che dobbiamo attrezzarci diversamente. Dio ci deve aiutare. Alcuni demoni sono più forti di altri e dobbiamo essere preparati per questa battaglia spirituale. In alcune circostanze, dove c'è la preghiera e la lode, si sviluppa la fede, quella fede necessaria che sotto l'unzione della presenza dello Spirito Santo escono. Quando esercitiamo l'autorità di Cristo, sgridandoli nel nome di Gesù Cristo, alcuni facilmente escono fuori. Quando esercitiamo l'autorità nel nome di Gesù. Per altri tipi radicati dobbiamo pregare, lodare. Invocare il Signore e digiunare se c'è necessità. Per avere quella misura di fede per la liberazione dobbiamo muoverci in questo modo. La fede cresce quando noi guardiamo al Signore, quando nel nostro cuore ci dirigiamo verso il Signore cresce la nostra fede. Guardiamo altre opere che il Signore ha fatto per la fede. Leggiamo insieme in Marco capitolo 5 verso 28. Qui parla di una donna che aveva perdite di sangue per circa 12 anni, quando si trovò nelle vicinanze, o andò apposta, non lo sappiamo, sappiamo che si trovava in mezzo alla folla e dopo 12 anni di perdita di sangue, credo che aveva anche poca salute per poter sfondare in mezzo alla folla. Visto che Gesù era molto impegnato, lei fece un calcolo mentale che non avrebbe avuto l'occasione di poter parlare con Gesù e di potergli dire se mi imponi le mani, se metti la tua mano. Ma lei cominciò a ragionare dentro di sé. La fede viene dal nostro cuore. Viene dall'udire la testimonianza. Che abbiamo a che fare con un Dio che tutto può, e quando noi crediamo che Dio tutto può, noi ci dirigiamo a capofitto verso la Sua direzione. Questa donna, leggiamo insieme, come sfondò attraverso la folla, se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti sarò salva. Guardiamo questa scena. Le impossibilità erano davanti a lei, ma lei aveva una fede così forte che se solo avesse toccato il lembo della veste di Gesù poteva essere guarita. La parola del Signore ci dice che fu guarita, perché Gesù il principio che Dobbiamo applicare e quello che egli disse al padre del giovane. Tutto è possibile a chi crede. E questa donna che cosa faceva? Credeva che si avesse toccato il leppo della veste di Gesù. E infatti Gesù disse virtù è uscita da me. Chi mi ha toccato? Gli stessi discepoli. Non avevano compreso niente. La fede è personale. La fede non è prestata. Perché i discepoli, quando Gesù disse questo, nonostante seguivano Gesù, dissero a Gesù, tu dici chi ti ha toccato, ma qui la folla ci spinge da tutte le parti e tu dici chi mi ha toccato. Gesù disse no, perché virtù è uscita da me. E la donna tutta tremante disse, Signore, io ti ho toccato. E Gesù disse, la tua fede ti ha salvato. La fede nasce dal cuore. E noi non dobbiamo guardare a destra e a sinistra, dobbiamo andare verso colui che può fare ogni cosa. Bene. La, libera, la donna dal flusso di sangue sviluppò la sua fede dentro di sé decidendo di andare verso il Signore e toccarlo. Un tocco cambiò la sua vita. O oh, voglio stasera il Signore toccare, allunga la tua mano di fede verso di Lui perché egli ti dà quella fede necessaria. Signore, pure io ti voglio toccare stasera. Realizzò la guarigione perché Gesù dice, leggiamo in Marco 9,23, Gesù lo dice per lei, Gesù lo dice per il Papa del, del posseduto, Gesù lo dice per me, Gesù lo dice per te. Ogni cosa è possibile a chi crede. Alleluia noi dobbiamo puntare lo sguardo del nostro cuore verso colui che può quando dispiacere prendo quando vedo qualcuno che si dirige verso un'immagine che è morta e che la sua fede verso quel pezzo di gesso di legno, di marmo non può produrre nulla perché non ha vita in sé. Dio ci deve aiutare. Noi dobbiamo attivare la nostra fede verso il vivente, colui che è risuscitato e che vive per l'eternità e che è qui insieme con noi. Gloria al Signore. Lo sguardo del nostro cuore deve essere rivolto a Gesù perché Lui ci dà la fede. Lui crea la fede. Quando noi ci dirigiamo a Lui, lui crea la fede nel nostro cuore. La fede è un prodotto astratto, non vediamo niente, ma produce il risultato. Leggiamo in Ebrei capitolo 12, verso 2. Ti chiedo scusa per la voce, però ringrazio Dio che almeno posso comunicare con te e condividere la parola del Signore. Egli è il nostro, leggiamo il verso precedente così eh, vediamo cosa dice. Verso 1 Guarda sempre Facebook Anche noi dunque, poiché siamo circondati da un sì gran nuvolo di testimoni, di uomini di fede, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi riguardando a Gesù gloria al signore abbiamo detto che il papà dell'indemoniato quando guardò a Gesù arrivò la fede nel suo cuore perché gliela chiese quando Pietro guardò a Gesù Gesù lo tirò fuori dal quando la donna, la donna dal flusso di sangue guardò, indirizzò la sua fede verso Gesù, il Signor Gesù produsse la fede nel suo cuore e la sua fede la salvò. Noi dobbiamo guardare a Gesù, leggiamo il verso precedente perché è molto chiaro. Riguardando a Gesù, leggi l'ultima riga. Adesso leggiamo, riguardando a Gesù, andiamo avanti, duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Leggiamo ancora il prossimo verso perché c'è un verso che dice che lui produce la fede. Un attimo che guardiamo su quest'altra versione, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede. Torna al verso 2. Qui dice esempio di fede però l'altra versione dice, colui che crea la fede. Gesù crea la fede. Quando noi guardiamo a Lui, il nostro cuore si rivolge a Lui, egli crea la fede nel nostro cuore, ci dà la certezza, perché è Lui che crea la fede, dice la parola del Signore. Fissando, cioè quando noi fissiamo lo sguardo su Gesù e gli crea la fede nel nostro cuore, il papà di quel ragazzo distorse lo sguardo dal problema di suo figlio e rivolse lo sguardo a Gesù chiedendogli di aumentargli la fede. E il Signore lo fece. La donna dal flusso di sangue fissò lo sguardo in cuor suo che se solo avesse toccato il lembo della veste di Gesù sarebbe stata guarita in quel momento. Così anche la salvezza. Guardiamo insieme in Efesini capitolo 2 verso 8. Noi possiamo essere salvati perché siamo salvati per grazia. Abbiamo bisogno per la salvezza di guardare a Gesù, perché mentre noi guardiamo a Gesù, Egli riversa la grazia nel nostro cuore, che ci avvolge la grazia divina, ci, ci salva e ci fa sentire la salvezza per grazia. Perché è per la fede, guardiamo insieme poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Allora, guardami bene, l'uomo, mediante la fede, portò a casa il suo figlio liberato, la donna con il flusso di sangue portò a casa. La guarigione. Il cieco che gridava in mezzo alla folla per la fede nel figliuolo di Davide, Gesù, portò a casa la vista. Quanti hanno seguito Gesù? Sono stati incoraggiati dalla fede che Gesù crea nel cuore. Anche la salvezza, leggiamo insieme poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non vien da voi, è il dono di Dio. Come la guarigione è il dono di Dio per l'essere umano, così la salvezza è il dono di Dio, che per la fede, con questi esempi nel Vangelo, parlano a me e a te stasera che guardiamo a Gesù. Quando il nostro sguardo si rivolge verso Gesù con parole diverse, lo dico, Signore, solo Tu mi puoi salvare perché Tu sei il Salvatore del mondo. Un'espressione sincera che nasce dal nostro cuore rivolta al Signore col cuore. Egli di ritorno come ha rilasciato la guarigione nel corpo della donna, come ha liberato il fanciullo dalle forze demoniache, così Egli libera la tua vita dal peccato e riversa su di te la sua grazia, perché tu hai azionato la fede verso colui che è presente in mezzo a noi il figlio di Dio vivente che per lo Spirito Santo e gli parla al tuo cuore e ti, fa, ti dimostra che questa è la verità di Dio perché è la sua parola che lo dice. Ciò non viene da voi, cioè noi non possiamo fare niente per essere salvati, dobbiamo solo riporre la nostra fede nel Signore Gesù, che possiamo dire al massimo, Signore io credo. Ma aiutami a credere perché io possa stasera ricevere la salvezza. Oh Signore, aiutaci veramente. Guarda fisso lo sguardo su Gesù, guarda verso di Lui. E la grazia di Dio pervade ogni parte del tuo essere e senti che la sua grazia... Si spande sopra di te proprio ora. Come si sparse sulla donna e bloccò il flusso di sangue e sentì immediatamente la, la differenza. Come quella forza demoniaca scomparve perché il potere di Cristo entrò in azione per la fede, come il cieco per la fede. Gli, ricres gli ricressero gli occhi e come Zaccheo che ricevette per fede la salvezza, e Gesù gli dichiarò oggi la salvezza è entrata in questa casa così stasera, ora, se tu riponi la tua fede nel Figlio di Dio che è morto per i nostri peccati, ed è risorto per la nostra giustificazione, se tu credi col cuore e con la bocca fai confessioni di fede tu sei salvato perché egli riversa su di te quella unzione speciale invisibile produce la fede dentro di te e quella fede è una fede salvifica che ti fa sentire che gli ha operato nella tua vita lo vogliamo ringraziare insieme Andiamo al Signore, preghiamo insieme, gloria al Signore, prega insieme con me. Signore Gesù, io stasera, per la fede in te, ti ricevo come mio personale salvatore. Vieni nel mio cuore, ti voglio Signore. Stasera ho compreso che tu sei il mio salvatore. Io ti ricevo come person mio personale salvatore. Ti apro il mio cuore, aiutami a credere e io da questa sera voglio camminare con te. Signore grazie, io vengo a te e ti chiedo perdono perché stasera tu mi hai fatto comprendere che cos'è la fede e come agisce forte nella mia vita. Signore ti do il mio cuore da questo momento il mio cuore tu e dichiaro al peccato di uscire dalla mia vita nel nome tuo santo e dichiaro a tutte le forze di Satana che io ho scelto te nella mia vita come Signore e Salvatore perché tu sei il Salvatore del mondo e sei il mio personale Salvatore ti ringrazio Signore che per un atto di fede stasera hai riversato su di me la tua grazia immeritata perché tu mi ami, io ti ringrazio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Amen. Dio ti benedica tanto tanto. Cura questa parte di fede. La fede, quando tu cammini insieme a uomini di fede, donne di fede, dove c'è l'atmosfera, il Signore ti fortifica, ti edifica. Se ti accorgi che la tua fede vacilla e viene meno in mezzo alle compagnie che tu ti trovi, cambia compagnie. Mettiti con coloro che vivono in uno stato di grazia e camminano in fede con il Signore, perché allora vedrai crescere la tua fede. Segui il Signore Gesù che ti sa dare indicazioni. Dio ti benedica tanto tanto. Ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, alle 10.30 per la solita visita pastorale e continuiamo a condividere un'altra porzione della parola del Signore, perché essa parola nutre la nostra fede. La fede viene alimentata dalla parola e dalla preghiera verso il Signore Gesù Cristo. È solo il Signore Gesù Cristo perché Dio ha stabilito che Lui è il punto di riferimento per ogni essere sulla, sulla Terra. Dio ti benedica, pace, a domani mattina.